Nel 2021, da poco iniziato, cadono due importanti ricorrenze. Oltre a essere il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, quest'anno celebriamo anche il decennale della scomparsa di un grande storico dell'arte del secondo Novecento, Luciano Bellosi. Proprio per questa coincidenza di anniversari, mi piace in questa sede rievocare un passaggio da uno dei libri più celebri e importanti di questo studioso, ovvero Il Buffalmacco e il Trionfo della Morte, che qui vedete nell'edizione più recente, curata da Roberto Bartarini. Un passaggio tratto dalla lunga e meravigliosa ecfrasi che Bellosi dedica proprio a questo affresco raffigurante il Trionfo della Morte che si trova nel Camposanto Pisano, e che mi pare sintomatico perché ci fa davvero toccare con mano la capacità di Bellosi di restituire gli aspetti dello stile ricorrendo a una lingua d'uso, a delle metafore che afferiscono alla sfera del nostro quotidiano, secondo un procedimento che in fondo ricorda molto quello delle similitudini dantesche, sempre informate dalla volontà di istituire delle connessioni, dei parallelismi tra l'ineffabile dimensione oltremondana e quella più consueta, più comprensibile per i lettori del mondo sublunare. Il passaggio mi pare significativo anche perché Bellosi vi incastona una piccola citazione dantesca tratta dal 22esimo dell'Inferno, uno dei canti ambientati nella Borgia dei Barattieri che proprio per questo tono comico sono stati definiti l'interludio farsesco e proprio per questa ragione sono dei canti che si prestano benissimo a fungere da controparte testuale per la pittura così umoresca, bislacca e eccentrica di quel genio eterodosso che è Buffalmacco. Leggo dunque il passo. Gli eremiti appollaiati sulle rocce a sinistra del trionfo della morte, che dovrebbe risaltare l'ideale della vita contemplativa, sono come ridicolizzati dal loro aspetto di vecchi brontoloni. Spettacolo di un grottesco selvaggio, i poveri storpi che invocano la morte. Il mucchio dei cadaveri sembra un'accozzaglia variopinta di manichini buttati via, tanto prevale sull'aspetto tragico la vivace descrizione dei loro abiti. Nel vuoto del cielo astratto, la contesa per le anime tra i diavoli e gli angeli è una zuffa sguaiata che assume i toni comici di certe parti dell'inferno dantesco. Ehi, chinava gli raffi, e vuoi che il tocchi, diceva l'un con l'altro sul groppone, e rispondea, sì, fa che gliene accocchi, e ciriatto, a cui di bocca uscì ad ogni parte una sanna come un porco, li fe sentir come l'una sdruscia. Tra male gatte era venuto il sorco, ma barbariccia, il che usai con le braccia, e disse, state là, mentre io l'inforco. I diavoli che si vedono negli affreschi pisani, potrebbero essere davvero quelli neri, cornuti, sannuti, armati di raffi, ferze e roncigli che nell'inferno di Dante si azzuffano tra di loro e si apostrofano con soprannomi grotteschi. Vi invito dunque a rileggere questo grande classico, questo libro meraviglioso, Buffalmacco, il trionfo della morte.